Lulu, non abbaiare. E quello sta male.
Thank you.
qua davanti sono noccioli selvatici, leccio, querce, frassini, olmi, là davanti c'è un olmo, ruvi a più non posso. Sambuchi, thank you.
Biancospini laggiù in fondo. Eccoli qua, anche altri biancospini. Asparagina, gli asparagi se li sono mangiati tutti i cinghiali, non ce n'è uno. Asparagina che qua, asparagi manco uno. Queste sono le propaggini delle rughe della località distaccata, diciamo, il quartiere distaccato di Formello, lungo la Cassia Bis. Quella laggiù in fondo, in cui si intravedono le autobus, auto in movimento, è la Cassia Bis. E quella giù in fondo, sullo sfondo, in cima alla cresta, è la Sorta. Questa che abbiamo percorso era il tratto mediano nel comune di Formello del fiume Cremera, o col nome di Etrusco, oppure Fosso della Valchetta,
col nome della toponomastica delle mappe catastali attuali. Ho dovuto riprendere un po' fiato perché ormai l'età purtroppo c'è e in queste occasioni si fa sentire, però devo dire, ma nonostante tutto mi sono cavata anche abbastanza bene. Il percorso da casa mia, che praticamente è ai bordi del Parco di Veio, dall'inizio del percorso del Parco di Veio, sono circa 2,5 km a andare e altrettanti a tornare. 5 km che si fanno benissimo a passo molto tranquillo, in 2 ore, 3 quarti. Questo già è terreno coltivato, come vedete, qui ci sono i pastori e anche i coltivatori. Ecco, qua c'è una serie di radure fra i due bordi della depressione, chiamiamola così, della conca del fiume Cremera, o Cremera come volete chiamarlo, che permette di essere molto fertile e quindi adatta al pascolo, molto adatta al pascolo. Infatti qui io conosco un paio di pastori, tra l'altro, che fanno del formaggio di pecora buonissimo, con metodi artigianali, tradizionali, che volendo producono quello che uno vuole su richiesta e poi giornalmente mungono le pecore e anche qualche mucca e fanno il formaggio di tutti i tipi, dal pecorino al primo sale, alla ricotta, eccetera eccetera. Ecco là le pecore in pascolo, quelle lì sopra sono le rupe. Ecco, qui c'è tutta un'area di almeno un centinaio di ettari di questa depressione che passa anche sotto la Cassia Bis, poi lo vedremo. Questo è un caditoio naturale, l'acqua si incanala in questa macchia di rovi partendo da là sopra e poi scende nell'alveo fino a raggiungere l'alveo del Cremera, o Cremera come volete. Qui siamo ancora dentro l'area del Parco di Veio, ovviamente, ma qui siamo qua quasi all'area urbanizzata perché manca 700-800 metri, siamo arrivati vicino a casa mia. Dall'uscita del parco a casa mia ci sono 400 metri. La superficie dell'area del parco nel Comune di Formello di circa 15.000 ettari, ci sono posti veramente notevoli da vedere, sia ambientalisticamente e sia archeologicamente e storicamente. E l'area complessiva del Parco di Veio è circa 85.000 ettari, quindi una bella fetta di territorio nella zona nord di Roma che veramente hanno fatto molto bene a istituire, e ciò si deve all'opera incessante da parte di alcuni amici tipo Ridolfi, l'architetto Ridolfi, tipo Giorgio Vitali, che tutti conoscete, ed altri ambientalisti verdi che fra gli anni 80 e 90 hanno lavorato molto per poi far approvare nel 97 lo statuto e quindi preservare
l'ambiente, preservare la selvaggina e tutta quella serie di tutele di vario genere che hanno preservato abbastanza bene, bisogna dire, salvo le 500 ville costruite sul territorio nel frattempo, che presentarono addirittura sfacciatamente, tentando il colpo grosso di forzare la mano alle autorità. Qui a Formello nel 2005 l'ultima sanatoria che fu messa in atto nel giro di un mese o due per cercare di sanare quello che nel frattempo era stato costruito, praticamente questi circa 500 presentarono domanda di concessione di sanatoria che ovviamente non è stata accolta, ma neppure mai è stata emanata una delibera di demolizione di queste 500 ville, perché qui parliamo di ville, non parliamo, fra cui ce n'è una in particolare in zona A del Parco di Veio, cioè quella sottoposta a tutti i vincoli, sono 7 vincoli diversi. E beh, qui c'era un certo signore, di cui adesso non mi ricordo il nome, ma che fa parte ed è dirigente, responsabile della sovrintendenza alle belle arti, cioè che praticamente dovrebbe stare lì a controllare che non facciano abusi di nessun genere. Lui ci si è costruita una villa mega galattica, è una cosa di una volgarità oscena, morale, volgarità morale ovviamente, che veramente lascia non solo esterrefatti, ma neanche sbigottiti, attoniti, ma veramente offesi tutti quelli che hanno un minimo di cognizione di causa. E quindi ecco, purtroppo esistono personaggi del genere, ma diciamo ormai il territorio è abbastanza controllato dai guardia parco, da guardia forestale, guardia municipale e quant'altro, insomma, per cui è piuttosto difficile che ormai si riesca a diciamo eludere o quantomeno disobbedire alle leggi, ecco. Fra l'altro una cosa che va detta è che il parco attualmente è presieduto dall'ex sindaco di Formello, da me più volte denunciato proprio per i fatti che stavo dicendo, che a sua volta mi ha denunciato per diffamazione e in appello ha dovuto rimangiarsi tutto perché la giudice stava per denunciarlo per falsa comunicazione alle autorità giudiziarie, falsa dichiarazione e quant'altro. E quindi ecco, c'è un discorso ancora molto delicato anche giudiziario che ovviamente avrà dei seguiti, degli strascichi. Intanto io sono stato dichiarato innocente in quanto il fatto non sussiste, e quindi il fatto per cui io sono stato denunciato in pratica non c'è, no, non è mai stato realizzato, ecco. Qui siamo ancora all'interno. Carlo, buongiorno. Sono andato a vedere se c'erano un po' di asparagi, non ce n'è manco uno, si sono mangiati. No, ma sono i cinghiali che se li mangiano, ho visto. No, i cinghiali non. Non ce n'è uno che uno. Ciao! Quello che abbiamo visto era un allevatore del posto che si chiama Carlo Cardellini, che fa del formaggio eccellentissimo.
senza additivi, senza nient'altro che il latte prodotto dalle pecore e dalle vacche che pascolano qui, quelle che abbiamo visto prima. Quindi se qualcuno fosse interessato, o viene qui e io lo accompagno ben volentieri, oppure mi telefona, oppure mi manda un'email e io lo metto in contatto, oppure faccio da tramite, insomma, quello che volete, che più preferite, ben volentieri. Allora, siamo quasi arrivati, adesso facciamo questa salita non male, ma neanche tanto ripida però, e continuiamo, diciamo, andando verso il termine, questa breve escursione. Lecci vari, quasi tutti lecci edera. Questa saggina è quasi fiorita. Ecco, qui siamo quasi usciti dal parco. Questo è un altro percorso che faremo un'altra occasione, altrettanto interessante. Ecco, questo è il passaggio a livello, diciamo, di cancelletto per entrare nel parco. Lu, dai. Lu, dai, vai, Lulu. Dai! Ecco, siamo arrivati. Alla prossima volta.